Buonasera telespettatori di ETV e benvenuti a Edalus. Come vedete, puntata speciale: non siamo in studio, siamo in esterna. Ci troviamo in questo momento nel giardino 2 Agosto a San Lazzaro di Savena. Dietro di me un palco allestito per una delle serate della rassegna Salotti Verdi, la rassegna estiva, eh, culturale estiva del comune di San Lazzaro di Savena. Perché? Perché tra poco su quel palco saliranno Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, e Matteo Lepore, sindaco di Bologna. La, quello che succederà sarà un'intervista. Isabella Conti intervisterà Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Perché? Perché proprio un anno fa. Era il 20 giugno del 2021. Si tenevano le primarie per il centrosinistra. Primarie che poi hanno portato alla selezione del candidato del centrosinistra per le elezioni a sindaco di Bologna. Poi sappiamo tutti com'è andata, ha vinto Matteo Lepore. E ricorderete tutti, ricordiamo tutti, una campagna per le primarie piuttosto dura, piuttosto aspra. I toni sono stati abbastanza forti a tratti tra i due. E quindi c'è molta curiosità per capire un po' questa sera cosa succederà a un anno da quei giorni, a un anno da quello scorso eh, Isabella Conti chiaramente eh, una volta eh, sconfitta alle primarie si è allineata e ha sostenuto Matteo Lepore poi alle elezioni, però insomma un pizzico di curiosità penso ci sia da parte di tutti tra due personaggi politici certamente di spicco dell'area bolognese. Allora buona visione, Isabella Conti intervista Matteo Lepore all'interno di Dedalus. Grazie infinite, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti intanto, grazie di cuore ai nostri minor meravigliosi, talentuosi, straordinari. E signori e signore, questa sera per il nostro salotto è veramente una serata particolare. Esattamente un anno fa stavamo attendendo i risultati di quelle primarie che ci hanno visto gareggiare e sfidarci insieme al sindaco di Bologna che ha accettato questo invito e ne sono veramente onorata e gli sono molto grata, Matteo Lepore allora, subito. Subito. Subito, subito, subito. Bene, caro Matteo ho pensato dimmi, che dimmi dimmi. ho pensato che fosse Un'occasione molto interessante, quella di a distanza di un anno da quella sfida che ci ha visto gareggiare, che ci ha visto sfidarci, che ci ha visto tribolare anche un po'. Vedo che la sfida non è finita, mi hai messo praticamente in una fossa delle Marianne. No, no, <ride> non dire così, vuoi no, fare un divano? No, scherzo, stai? La poltrona te la lascio. <ride> Io ti avevo lasciato il divano, mi no, sembrava, giusto, giusto. Mi sembrava è anche... più largo, in effetti esatto, sto più comodo. Mi più comodo, <ride> esatto. Beh, insomma... Eh, un anno fa eh, stavamo aspettando l'esito eh, di quelle primarie, un esito che devo dirti come ti dicevo poco fa, eh, proprio la sera prima, il 19 giugno. La sera prima noi abbiamo passato due mesi eh, di, insomma, di apnea vera nei, nei quali abbiamo lottato, combattuto, abbiamo girato la città, l'abbiamo battuta palmo a palmo e ci siamo immersi insomma, in questa avventura. E proprio la sera prima. Mi sono detta, caspita, ma è impossibile vincere. E, e, devo, dirti che, e devo dirti che oggi eh, ritornare su un po a, a raccontare di quell'esperienza, ma soprattutto a fare un po' un bilancio di quello che ti è capitato. Eh, dopo quella vittoria, di quello che è successo alla città, di quello che è successo eh, anche al mondo, perché nell'ultimo anno, negli ultimi 365 giorni, ci sono stati stravolgimenti sotto molti livelli, eh, dal livello internazionale anche a quello che accade per la città di Bologna. Però vorrei raccontare un po' di noi e di te, perché ci conosciamo da una vita, da quando più o meno, insomma da circa 26 anni, 25-26 anni fa. Eh, noi ci siamo incontrati per la prima volta, ma vorrei partire ancora prima perché vorrei iniziare questa nostra intervista chiedendoti quando tu eri un bambino, quando eri un bimbo piccolo e ti dicevano che cosa vorrai fare da grande, che cosa immaginavi che avresti fatto, cosa sognavi. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti voi, grazie alla città di San Lazzaro per questo bellissimo invito. Eh, in uno spazio verde che invidio a Isabella anche per le cose belle che avete fatto assieme in questi anni. Perché adesso parlerò di me, perché io stasera devo parlare di me. Però confesso che la prima volta che io e Isabella siamo venuti qui a San Lazzaro, lei era appena stata eletta, abbiamo fatto un giro in macchina di tutto San Lazzaro, tutta San Lazzaro e, e lei mi mostrava tutte le cose che voleva fare, per cui... Io sapevo già tutto, voi non lo sapete, ma io quel giorno ho saputo tutto quello che Isabella voleva fare a San Lazzaro e devo dire che tante cose effettivamente è riuscita a farle. E la cosa dei colori nel giardino, negli alberi, è una cosa che ti ho sempre invidiato e che, che dobbiamo fare. E quindi insomma, in effetti abbiamo un rapporto da tanti anni, e ci siamo conosciuti alle superiori, quindi tu non sai io da bambino chi ero veramente. Esatto, per questo ti chiedo. <ride> Ma allora io quando ero bambino in realtà non pensavo alla politica, anche perché sono cresciuto con, con il basket un po' nelle vene, quindi io prima di entrare in una scuola sono entrato in una palestra di basket, mio padre che forse ho visto arrivare, ho visto un profilo che mi sembrava il suo prima, è sempre stato un allenatore di basket e quindi io sono entrato prima in una palestra, per cui mi sono sempre confrontato con delle persone altissime e ho sempre pensato che sarei diventato un giocatore di basket, lo confesso quindi il tuo sogno era lo sport? sì, no, fino, fino ai 18 anni assolutamente lo sport non ho mai avuto dubbi su questo basket in particolare, sarei diventato un giocatore NBA, avrei fatto l'università negli Stati Uniti e, e avrei fatto questo e poi però in realtà tu dici fino ai 18 anni però già dai tempi del liceo tu hai cominciato a interessarti alla politica, hai cominciato, io mi ricordo che partecipasti alla lista eh, per la rappresentanza d'istituto, eh, partecipasti al programma, era una lista che si chiamava Say It Loud, me lo ricordo ancora, ed era ovviamente in competizione con la mia, che si chiamava Ia Basta, <ride> e, e tra l'altro tutte e due poi, tutte e due ebbero dei, insomma, dei rappresentanti eletti che divennero che diventano poi quando io ero al terzo anno e tu al quinto rappresentanti di d'istituto. Però ti chiedo proprio questo: quindi, se da bambino l'idea della politica ovviamente non era un sogno, ma sai, non solo la politica, però è chiaro che per il sindaco di Bologna uno gli, uno gli verrebbe da chiedere cosa pensavi, cosa sognavi di fare da bambino, il sindaco di Bologna, e, e invece. No, no, io non ho mai sognato di fare il sindaco di Bologna da bambino, ho avuto soltanto un dubbio quando. Eh, questa è proprio l'immagine che ce l'ho fissa in testa eh, un giorno mi sono affacciato a, dalla finestra di casa mia eh, perché passava il sindaco di allora che era Renzo Imbeni in, in bicicletta c'era un lungo corteo di bici perché era venuto in visita credo al quartiere Savena e, e mia madre mi disse ah guarda questo, quello con i baffoni è il sindaco di Bologna quella è stata la mia prima immagine di un sindaco nella mia vita l'unico dubbio che ho avuto è questo perché mi sono chiesto ma cos'è ma chi è ed è un'immagine che mi è tornata spesso nella testa, eh, però non, non sognavo di fare il sindaco, era una cosa, la politica per me era una cosa totalmente lontana della mia vita, anche perché non la, eh, i miei genitori non, non parlavano di politica a casa, no? parlavano esclusivamente di basket, mio padre parlava esclusivamente di basket, non c'era nient'altro. E ehm, quando sono stato coinvolto per la prima volta... Eh, in una riunione politica è stato perché due miei compagni di squadra mi hanno invitato ad una riunione politica. Quindi, se non ci fosse stato il basket, io non mi sarei neanche avvicinato alla politica nel mio quartiere. E poi, però, durante il liceo hai iniziato ad occupartene in oh, qualche modo. Sì, esatto. E c'è stato un momento che tu ricordi, nel quale hai cominciato ad appassionarti, nel quale hai cominciato a avvicinarti alla politica intesa come impegno, tentativo di cambiare in meglio le cose, studio, progetto, visione. C'è stato un momento, c'è stato qualcuno, qualche esperienza, una, un, come un'epifania legata <ride> all'impegno politico? Allora, diciamo che eh, i primi motivi di impegno mio sono stati nel quartiere, perché quando appunto mi hanno invitato a fare la prima riunione dopo un allenamento una sera, mi hanno portato ad una riunione della sinistra giovanile di allora eh, in via Dozza, e ho iniziato a frequentare qualche riunione. La politica diciamo che era una cosa un po' diversa in quegli anni, diciamo che esistevano i circoli, anzi le sezioni addirittura della sinistra giovanile, quindi diciamo che era un po' più densa, un po' più solida e organizzata la politica rispetto adesso, quindi era anche un luogo, una comunità da frequentare. Ed è stata la prima volta in cui io mi sono trovato da solo ehm, ad avere una relazione con la comunità e le cose che si potevano fare per la comunità. Non mi ero mai posto in questo, cioè non era una cosa che mi era mai stata posta in questo modo, no? che qualcuno fosse interessato al mio parere sulle cose da fare. E le prime riunioni si parlava... Di cose assolutamente noiose, cioè, mi ricordo che si parlava del partito, del congresso. Poi un giorno mi invitano ad una riunione della consulta giovanile che avevamo ai tempi nel quartiere. Era Riz Luca Rizzo Nervo? Era... No, quella era la consulta no, era cittadina. La consulta cittadina sì, no, 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 Rizzo sì, sì, Nervo sì. non era nei miei radar all'epoca, era, era tutta gente del quartiere e frequentavo questa consulta. ed Era un periodo nel quale il comune dava importanti contributi per fare iniziative sulle politiche giovanili e Mi ritrovai in questa consulta con un centinaio di ragazzi del mio quartiere e quindi scoprì che potevamo insieme fare delle cose per il quartiere. E pochi anni dopo mi sono ritrovato candidato nel consiglio di quartiere. Quindi il mio amore per la politica vera è del tutto legato al mio territorio, al mio quartiere, cioè è legato a questo. Poi avendo fatto il Galvani, certo anche la scuola, però il mio impegno politico a scuola, scuola non è mai stato particolarmente. Forte. Io ero rappresentante di classe e sì, ho dato una mano per quella lista, ma tu eri molto più impegnata di me. Perché... All'epoca, ah, sì. Esatto. Un giorno ho aperto, durante un'autogestione, adesso sembra che sto raccontando una storia d'amore, ma insomma. Un giorno ho aperto una porta della... di un'aula e c'era lei seduta su un, ta... su un banco di scuola che eh, insegnava ai ragazzini più piccoli cos'era la rivoluzione d'ottobre. È stata un'epifania. <ride> però non è quello il motivo per cui mi sono innamorato della politica. Beh, però però è stata un'epifania lo stesso. <ride> è vero, mamma mia, era durante l'autogestione del Galvani, eh, doveva essere il 98-99. 98, 98 99, eh, Esatto, e noi facemmo nella, nella nostra autogestione anche delle lezioni sulla storia delle rivoluzioni e. Eh, Invece, il primo ricordo che ho di te, io mi ricordo di te che scrivevi, avevi fatto un pezzo, forse per il giornalino della scuola, e mi ricordo che ci trovammo, ci parlammo perché c'erano delle persone che, che si occupavano di, delle politiche del liceo insieme a noi, e ho questo ricordo di questo ragazzo molto magro, alto, con gli occhiali. Ho questo, ho questo ricordo molto pacato, molto pacato, molto morigerato. E invece all'epoca io ero quella più. Assolutamente, confermo. Sì. Più di sinistra, diciamo. No, adesso, più di sinistra, eri già riformista ai tempi, diciamo. Dici? Sì, si vedeva. Può darsi, è, possibile, è possibile, Lo accetto, lo accetto. Io scrivevo principalmente, scrivevo d'amore, delle gran poesie, delle cose un po' così, un po'... Non ero particolarmente, non ero particolarmente marxista ai tempi, no? Senti, ma ho fatto una, devo dire che ho partecipato una volta a una riunione del, del giornalino Lotta Comunista. Certo, perché mi pensati. sarà capitato che vi abbiano fermato per strada, vi abbiano invitato. Ho bussato a casa per invitarvi a una riunione. E sono andato in via Niccolò Dell'Arca perché avevano lì il circolo e sono rimasto lì per pura cortesia per circa tre ore. Perché è, è vero, io sono una persona abbastanza. Che adesso non sembra che me la, che me la tiri, che, però effettivamente io. Prima di esprimermi ascolto gli altri, potrei ascoltarvi anche per ore. E può sembrare che io sia lì che stia pensando ad un'altra cosa, però è una tattica. Cioè, per riuscire ad ascoltare le persone bisogna, per molto tempo, bisogna, ci vuole un metodo. Non è facile sopportare, ascoltare, ricordarsi, approfondire. E io sono stato forgiato in un pomeriggio, mi ricordo, per 3-4 ore di un corso marxista al giornalino di lotta comunista. E ho capito che non faceva per me, decisamente. E ho continuato per molto tempo a scrivere più d'amore che di politica. E mi sono sempre occupato di amministrazione in tutta la mia la prima parte della mia esperienza politica eh, nel quartiere, decisamente. Io mi sentivo un pesce fuor d'acqua nelle discussioni che fossero diverse da una cosa che potevo toccare con mano e afferrare. Eh, mi sentivo molto più a mio agio nella letteratura greca o latina o, o cose di questo genere eh, al Galvani guardando delle ragazze come Isabella, anche se sì, è vero? Senti, ehm, poi hai iniziato a impegnarti. Hai fatto il. sei stato in quartiere, sei stato a quartiere Savena. Ci sono delle battaglie politiche anche legate a qualcosa di molto concreto che tu hai fatto nel territorio che mh, ricordi con. Con maggiore passione e che ti hanno poi spinto a continuare. C'è stato un momento in cui hai pensato che potesse davvero diventare la tua vita, o è stato un po' anche una, eh, come dire, un, un susseguirsi negli eventi, nel senso è stato un po' un percorso che ti ha accompagnato, o c'è stato un momento di una battaglia, di una sfida, di un risultato raggiunto che ti ha fatto dire. Caspita, mi piace, voglio continuare a farlo. Si può fare, posso fare del bene. Beh, io, eh, appunto, ero eh, stato ingaggiato, diciamo così, agli inizi sulle questioni delle politiche giovanili. No? Poi ero il più giovane, quindi il più giovane veniva subito candidato, anche se nessuno sapeva chi fosse perché era giovane, perché erano pochissimi giovani e si doveva occupare di giovani. E a me questa cosa mi dava sempre un po' i nervi. Quindi, eh, appena arrivato, il presidente di quartiere era Merola. Perché poi tutto questo, io ho conosciuto Virginio perché Virginio era, era presidente di quartiere. e, e i primi, allora, Il primo incontro che ho fatto con Merola: entro nel suo ufficio, gli dico: eh, Tu sei presidente di quartiere, la prima cosa che devi fare devi smettere di occuparti del partito, perché non si fa. Tu devi occuparti di amministrazione. Del partito ci dobbiamo occupare noi giovani che siamo arrivati, che lo dobbiamo cambiare. Lui mi ha guardato, serissimo, perché adesso Virginio sorride molto di più. Mi vi assicuro che in quel periodo era ancora. Non aveva un capello bianco, era... ti guardava con questo sguardo come per dire: Ma chi sei tu? Ma cosa vuoi da me? E dopo un mese, per tenermi buono, mi aveva già dato la commissione cultura, la commissione giovani e un po' di soldi per fare delle cose, della serie. Vai, fai quello che vuoi. Basta che non ti fai più vedere. Per cui io con queste risorse ho messo insieme un ufficio sulla cultura e sui giovani e abbiamo iniziato a fare una campagna di raccolta firme, perché ai tempi il sindaco era Guazzaloc quindi eravamo tutti all'opposizione per eh, salvare le biblioteche di quartiere. E da lì è partito un po' il mio amore per la cultura e le politiche culturali. Quindi nei primi anni io, io avevo un obiettivo che anche dopo ho sempre avuto nella testa, che non era fare il sindaco, ma era fare l'assessore alla cultura. Io avevo questo chiodo fisso che dovevo assolutamente raggiungere perché avevo già tutto in testa cioè io mi ero già immaginato tutte le cose che bisognava e si potevano fare a Bologna che era una città che mi affascinava perché uscivamo da Bologna 2000 città europee della cultura, la sala borsa, tantissimi progetti che erano stati messi in campo ed era una, una città che aveva avuto Bologna sogna quindi tutte le estati con tantissime iniziative io ero, ero innamorato della mia città ma non per motivi di partito politici ma per, per la bellezza della città mi aveva trasmesso quindi nel primo periodo io ho sempre lavorato su questo poi è arrivato all'università e attraverso l'università io ho studiato scienze politiche indirizzo eh, storico e ho scelto io gli esami da fare quasi tutti esami di politica internazionale e, mi, e poi ho fatto un master in relazioni internazionali e lì mh, è cambiata la mia visione sulle cose effettivamente Cioè ero molto più interessato al mondo non al quartiere alle, alle, alle cose più legate a, alla dimensione di politica estera e, e poi indubbiamente il 99 e il 2000 con eh, Seattle e poi Genova sono stati i movimenti di allora per me uno spartiacque molto importante, cioè io facevo parte di, di quella area della sinistra giovanile e dei democratici di sinistra che di più si è interessata ai rapporti con il movimento e che nelle giornate di Genova ha avuto anche una grandissima sconfitta generazionale, eh, nel sangue peraltro, una delle pagine più brutte della nostra storia. Tutte questioni che rilette oggi sono non solo attuali, erano una profezia rispetto al cambiamento climatico, le differenze fra uomini e donne, i soprusi del mondo occidentale sul resto del pianeta. Eh, io credo che quegli anni siano stati anni persi, eh, rubati ad una generazione e io sentivo questo fortemente e lo sentivo soprattutto nei confronti del mio partito che ritenevo colpevole un po' di essersi tirato indietro in quella, in quella fase. E, e quindi da quel momento ho sicuramente iniziato a lavorare di più sulla politica e, e anche sulle cose eh, politiche che il mio partito faceva. E poi il resto un po' è storia, nel senso che tutte le altre cose riguardano le primarie. Sono stato anche all'estero un anno dopo, dopo il Master, ho vissuto a Bruxelles un anno. E quando sono tornato, pensavo totalmente di abbandonare la politica. Avevo iniziato a lavorare, mi ero completamente disinteressato a quello che succedeva nella mia città. Il sindaco era diventato del buono. Io mai mi sarei sognato di tornare a fare politica attiva se Merolo non si fosse candidato nuovamente. A, alle primarie tra l'altro è vero, furono anni molto per la nostra generazione quelli sono stati anni molto significativi significativi eh, ed è vero che se li riguardiamo oggi noi avevamo, la nostra generazione aveva già individuato alcuni, alcune grandi criticità che stiamo pagando oggi, cioè noi avevamo individuato dei nodi che sono venuti al pettine in questi anni e, ed è vero che anche il nostro partito insomma il partito nel quale insieme militavamo Ehm, aveva delle enormi responsabilità. Senti, c'è una cosa? Eh, nella, tua, nella tua attività da assessore, c'è un progetto al quale sei più legato, qualcosa per, a cui sei più diciamo, della quale sei più orgoglioso nella tua attività da assessore alla cultura per il comune di Bologna? Allora, Qual è il cambiamento che senti di aver beh, portato? Cos'è eh... la diciamo così l'impronta che hai lasciato? Diciamo che io ho ricevuto le deleghe alla cultura nell'ultimo miglio, diciamo così, perché se c'era una cosa che Virginio non mi voleva far fare era l'assessore alla cultura. Io sono entrato in giunta con le deleghe, all'inizio un po' che erano rimaste, perché coordinavo la giunta, ma avevo relazioni internazionali, anagrafe, mi occupavo dei rapporti con le forze armate, <ride> affari istituzionali, coordinamento della giunta e, e basta. Eh, poi, piano piano, anno per anno, ho cambiato delega, ho iniziato a occuparmi di turismo, di economia, di lavoro e nel secondo mandato mi sono occupato di cultura dopo il rimpasto di giunta. Quindi, in realtà, sono diventato assessore alla cultura alla fine eh, per tutti gli sconvolgimenti politici che ci sono stati. La, la cosa a cui sono più affezionato indubbiamente, è indubbiamente la svolta dell'apertura internazionale della città, cioè io credo che le scelte che abbiamo fatto nel primo mandato Merola abbiano oggettivamente riposizionato Bologna a livello internazionale. Una necessità che oggi dobbiamo rilanciare perché ci sono esigenze nuove, il mondo è di nuovo, è di nuovo cambiato, però io credo che l'apertura al turismo, eh, l'arrivo dell'alta velocità e eh, la spinta forte sulla promozione della città abbiano cambiato il volto di Bologna insieme ai T-Days. È indubbio che i T-Days siano stati un detonatore positivo della vita sociale della città. Cioè L'idea di pedonalizzare sabato e domenica via Gobassi, Rizzoli, Indipendenza, oggi sembra un'ovvietà. Andare in centro tutti dicono che ci sono i T-Days, ovvio, ma dieci anni fa non era così. Ci sono state molte proteste, già Vitali i tempi ci aveva provato. Eh, io faccio sempre la battuta con i miei dicendo: ma in fondo abbiamo fatto un'ordinanza e messo quattro fioriere. In realtà i T-Days hanno cambiato il centro storico di Bologna e Bologna nel suo complesso, perché siamo diventati la prima città in Italia a permettere nel cuore del centro storico il sabato e la domenica di andare a piedi in bicicletta con i bambini col passeggino e hanno cominciato a frequentare il centro storico nuove persone che prima non lo frequentavano. E la percezione di Bologna è cambiata. I turisti hanno cominciato ad apprezzarla. Il passaparola ha fatto conoscere Bologna a livello internazionale. Nei cinque anni prima del Covid si sono creati 10.000 posti di lavoro nel turismo a Bologna. E credo che questa sia stata la cosa che più l'ha cambiata. No? E la cultura per me è stata la scelta quasi ovvia: cioè non bastava solo aprirla al mondo, non bastava solo renderla più dinamica. Ma dovevamo riempirla di contenuti e di qualità, cioè il progetto culturale ci doveva essere, altrimenti avremmo svenduto la città. Per questo, ho voluto fortemente la delega alla cultura e mi sono battuto per questo. Ho voluto finire il mandato con la delega alla cultura. E ringrazio eh, Merola di avermela data e di, di avermi sempre lasciato libero di poter fare le, le scelte che volevo su questo. E, e credo che se quest'estate abbiamo dopo il Covid, 6.000 appuntamenti culturali in, in 700 luoghi della città metropolitana, in gran parte finanziati dal Comune di Bologna, anche se a volte sono fuori, è perché abbiamo seminato in questa direzione. Ed è una ieri sera vedere Piazza Maggiore con 6.000 persone vedere il grande dittatore di Charlie Chaplin alla prima sera del Cinema Sotto le Stelle, mi ha ripagato. Del lavoro fatto in questi anni. Vedere che Bologna c'è ancora dopo questi due anni di pandemia. E poi ci sono, stati, poi ci sono state le primarie. C'è un momento di quell'esperienza che abbiamo vissuto un anno fa che ricordi con più intensità o che, insomma, che, che, porterai, che porterai con te negli anni di quei due mesi di sfida? Qualcuno diceva: È tutto fatto a tavolino, <ride> <Noi>. <ride> eh, e invece abbiamo sofferto. C'è cioè qualcosa che ti porti nel cuore di quei due mesi? Ma tante un, cose. L'elemento un che, che ricordi? Tante cose. Ehm, sicuramente il momento più, eh, più forte per me è stato il momento in cui nell'ufficio di Enrico Letta eh, ho deciso che. Sarei uscito da quell'ufficio dichiarando che volevo fare le primarie. È stata la scelta. c'era Luigi Tosiani, che forse ho visto, io vi assicuro, non vi vedo perché ho un faro qua che penso che al porto di Rotterdam sia, sia meno potente. Quindi, suppongo ci sia Luigi ehi, Tosiani. Ehi, davanti, ehi. Prima fila. Bene. Eravamo con Luigi Tosiani e qualche altra persona e, e Enrico Letta, e ci ho messo poco a decidere questa cosa. Eh, ma sicuramente per me quello è stato un momento topico di svolta in cui ho sentito un'energia addosso pazzesca devo dire eh, una delle prime persone a cui l'ho scritto è stata ovviamente Isabella eh, ma eh, devo dire che anche lei ha avuto un gran coraggio eh, nel mettersi in gioco perché eh, poi ne abbiamo parlato anche in quegli stessi momenti, perché poi nonostante tutta la, la, la competizione delle primarie ci siamo parlati sin dal primo momento e anche prima eh, di questo. E credo che lei abbia fatto una, una, una scelta coraggiosa, insomma anche controversa, perché adesso non, non voglio farti i conti in tasca, però... Sicuramente un ruolo istituzionale e un ruolo politico sono due cose diverse, quindi richiede sofferenza interiore fare certe scelte, non è, non è semplice. Però credo che il suo ruolo sia stato non di servizio, perché sembra, sembra brutto dirlo, perché è stata una competizione vera la nostra. Il fatto che sia stata vera eh, lo si è visto in come abbiamo fatto le primarie, in come le persone si sono appassionate e c'era bisogno di riappassionare le persone, perché... Perché ce n'era bisogno, si era creata una distanza, un, sembrava che non ci fosse interesse e partecipazione. Invece, quelle primarie sono state primarie vere, sono state sentite come tali e se non ci fossero state, il nostro progetto dopo, come centro centrosinistra, sarebbe stato indubbiamente più debole. E, e fare delle primarie vere non era scontato, perché per farle vere, un po' come l'amore, bisogna essere almeno in due, però occorre anche qualcuno che ci creda, cioè. C'è chi fa le primarie per ottenere un posto e c'è chi fa le primarie perché crede in quello che fa e nel progetto politico che, che, nello shock politico che può scaturire. Indubbiamente le nostre primarie sono state primarie che hanno prodotto uno shock in cui abbiamo vinto tutte e due. Io di questo sono profondamente convinto. <ride> È la verità. Abbiamo fatto politica eh, anche se a un certo punto... La, per fortuna eravamo al telefono non eravamo di persona diciamo però ci sono stati anche dei momenti ovviamente di competizione vera no? faticosi faticosissimi lei prima mi ha chiesto c'è stato un momento in cui avevi avuto veramente paura ovviamente al mercato perché pensavo mi volesse uccidere <ride> però per, è stato l'unico vero momento in cui ho avuto paura è stato un momento faticoso però devo dire che ho apprezzato moltissimo anche insomma che Pur con un po' di fatica, quella sera a Teatri di Vita tu mi abbia detto: Va bene, via, scusa. E allora lì è stato, è stato, è stato bellissimo. Senti, abbiamo fatto delle primarie vere, dicevamo, e tutti e due siamo stati pancia a terra a, ad ascoltare le tante urgenze, le tante istanze, i tanti bisogni, le sofferenze, le aspettative eh, delle persone. Ed è vero quello che dici tu, eh, si era creata una distanza, una distanza. Mh, guarda, io ho imparato questo in questi anni: che quando le persone si rivolgono a te, eh, che fai l'amministratore pubblico, perché hanno un problema, il fatto stesso che te lo vogliano comunicare, che te lo vogliano trasferire è di per sé un atto di fiducia in quello che tu puoi fare, anche quando arrivano arrabbiati, anche quando arrivano rabbiosi, anche quando sono politicamente distantissimi da te, ma arrivano a dirti che c'è un problema, arrivano a dirti che non sono d'accordo con quello che fai, il fatto stesso che te lo stiano dicendo è perché in qualche modo hanno fiducia che quello che ti stanno raccontando possa scaturire qualcosa, non si arrendono, non demordono. E tra l'altro credo che questo sia un tratto ancora vivo e ancora uno dei tratti più belli della nostra città siamo stati molto in ascolto dicevamo e, e c'erano dei temi molto caldi eh, durante le primarie che vorrei ripercorrere un po' con te per capire dopo questi 365 giorni poi insomma eh, sono, sono, non è ancora un anno perché le elezioni del, del 4 ottobre poi ti hanno assegnato la città eh, e ti hanno, come dire, ti hanno dato questa enorme responsabilità, e la cosa che mi ha colpita sulla base di quello che ti dicevo prima è che quando io ho fatto questo post su Facebook in cui raccontavo del nostro momento eh, di, di, di confronto di questa sera, eh, alcuni dicevano gli chieda, gli chieda come, come possiamo risolvere questo problema, allora gli chieda, ecco, io mi sono un po' appuntata a quelle, quelle richieste perché penso che. Eh, appunto, sia stato un atto di fiducia nei nostri confronti, nei tuoi in particolare. E vorrei anche che tu, insomma, da questo palco potessi avere l'occasione di raccontare che cosa si sta facendo effettivamente per quei temi che erano tanto caldi durante le primarie e che non si possono chiaramente risolvere con lo schiocco di dita, ma che eh, insomma si stanno, si stanno comunque si sta lavorando per sistemare. Una delle prime cose che mi hanno scritto è legata al tema della movida e della sicurezza in città. E era un tema molto caro, soprattutto chiaramente per la parte del centro città, e, e vorrei chiederti: insomma, eh, com'è lo stato dell'arte. C'è anche eh, Matilde Madrid in platea che si occupa anche di, di questo in prima persona, ma vorrei proprio mh, chiederti come sta andando, com'è lo stato dell'arte e che cosa eh, c'è in serbo per i prossimi mesi, per i prossimi, per i prossimi anni. Allora, sulla sicurezza io eh, sento di. Eh, di dover dire tre cose importanti che sono successe e che hanno segnato per me un salto di qualità importante della città nel suo complesso e che sono molto importanti anche rispetto al lavoro che è stato fatto durante la campagna elettorale e dopo eh, il primo è totalmente politico: cioè il centro-sinistra Bologna ha scelto durante la campagna elettorale e in questo primo anno di fare del eh, diritto alla sicurezza dei cittadini una priorità. È il motivo per cui ho deciso come sindaco di mantenere la delega ed è il motivo per cui la mia capo di gabinetto, che è qui, Matilde Madrid, eh, gestisce questa delega per me ed è il progetto di sicurezza integrata. Eh, questa scelta deriva anche da una, una decisione comune della coalizione di fare questo tema importante, per togliere anche un alibi che alleggia sempre giustificatorio invece noi dobbiamo siccome siamo progressisti riteniamo che la sicurezza sia un diritto dei cittadini proprio perché siamo progressisti e ci dobbiamo impegnare per migliorare le condizioni di vita in questa città proprio perché pensiamo che la sicurezza negata sia una delle disuguaglianze più gravi in una comunità e durante la campagna elettorale, non a caso con alcuni esponenti di Coalizione Civica, quindi una delle forze più a sinistra dentro la nostra coalizione, siamo andati nei caseggiati di via Malvasia, via dello Scalo. Eh, siamo entrati in una casa di edilizia Acer con una che, eh, signora, che era candidata peraltro nella lista di quartiere, a denunciare lo stato di sopruso e di sopraffazione che in quel caseggiato in particolare si aveva da parte di alcune eh, figure mh, della criminalità organizzata che spacciavano nel quartiere, che tenevano anche in ostaggio diverse, diversi appartamenti, diverse parti del, del, di quel quadrilatero di edilizia popolare eh, e questa cosa riguardava soprattutto le famiglie e i bambini, c'erano alcuni spacciatori che dormivano nelle cantine, una situazione che avevamo raccolto col presidente di quartiere Cipriani in maniera molto forte, abbiamo voluto fare questo gesto che poi un giornale della città anche ripreso in prima pagina. E un mese dopo la mia elezione c'è stata un'operazione di polizia molto importante, perché in realtà le forze dell'ordine lavoravano da tempo, non certo perché l'avevamo evidenziato noi, ma noi abbiamo voluto accendere un faro su una situazione eh, molto importante che, che per la politica era però ignorata, cioè la, mentre le forze dell'ordine indagavano, facevano il loro lavoro, la politica non voleva parlare di quell'argomento, non voleva parlare di droga, non voleva parlare di criminalità, né caseggiati di popolari. Eh, invece noi ci siamo andati, eh, anche se era una cosa critica, perché noi eravamo l'amministrazione uscente, io facevo parte dell'amministrazione uscente, invece io credo occorra parlare dei problemi, occorra andare incontro alle persone e occorra soprattutto a sinistra essere laddove ci sono le persone che vedono i propri diritti negati. E La questione della sicurezza è una questione di sinistra proprio per questo motivo. E noi a Bologna non dobbiamo fare passi indietro, dobbiamo fare dei passi in avanti. E per fare dei passi in avanti occorre che sia il primo cittadino a impegnarsi in questo, perché se non tira il primo cittadino, non c'è credibilità. E se la sicurezza la vogliamo affrontare davvero come diritto, occorre che lo facciamo in modo integrato, perché non esiste solo l'intervento repressivo. Certo che servono le indagini e poi gli arresti, ma occorre anche guardare dal punto di vista del presidio del territorio, della qualità dei nostri caseggiati popolari, dell'offerta culturale e sociale della città, di cosa facciamo con i ragazzi a scuola, qual è la prevenzione, come preveniamo i reati, non soltanto come reprimiamo, perché io preferisco avere una persona che non viene picchiata. Che arrestare quello che l'ha picchiata, poi certo, reprimere i reati, ma noi dobbiamo soprattutto prevenirli. Il compito di un sindaco è innanzitutto quello di creare le condizioni per cui in città non si creino i conflitti e i problemi. Ed è compito delle forze dell'ordine reprimere i reati. Abbiamo due ruoli garantiti dalla Costituzione che sono molto diversi. La, la terza cosa, oltre al progetto di sicurezza integrata, è che in questo nuovo mandato abbiamo un rapporto con le forze dell'ordine, polizie, carabinieri, guardie di finanza, vigili del fuoco, la prefettura, la questura, inedito, una sinergia straordinaria che ha prodotto molt, già molti risultati. Eh, da ultimo l'operazione Al Pilastro, molto importante per la quale voglio ringraziare le forze dell'ordine, i magistrati, la procura. Molto importante l'intervento che è stato fatto da ultimo le scorse settimane al Pilastro: cioè, se voi leggete la cronaca dei giornali, non leggete più è stato commesso quel reato. Leggete: è stato commesso quel reato, ma le persone sono state arrestate e individuate. Sono state fatte espulsioni di persone che non avevano la cittadinanza eh, e hanno commesso dei reati. Più di 160 espulsioni in questi primi otto mesi. Dunque, io penso che a sinistra queste cose si possono fare rivendicandole, richiede avere il coraggio di chiamare le cose come sono. E di avere una cosa molto chiara. I ceti popolari sono quelli che noi vogliamo rappresentare. E quando la sicurezza viene negata sono soprattutto le fasce sociali più deboli che soffrono per la negazione di un diritto. Ed è per questo che la sicurezza è una politica redistributiva del potere. Perché sono soprattutto le persone più in difficoltà che non hanno il potere di difendersi. E per me è una cosa molto importante che Bologna sia in prima fila come città progressista su questo tema. Eh, quindi noi su questo lavoriamo, lavoreremo e continueremo ad investire. Grazie, grazie mille, sono molto d'accordo. Un altro tema caldo. E che adesso insomma ci apprestiamo a, ad affrontare è quello legato ai cantieri. Eh, abbiamo, insomma, siamo agli sgoccioli sul passante e, e ci sarà anche il cantiere per il tram. Allora ti chiedo... Eh, come, come verranno gestiti, come sarà la gestione logistica della città, come possiamo rassicurare i cittadini non solo di Bologna ma di tutta l'area metropolitana, eh, appunto, in merito alla vivibilità della città a fronte dei cantieri? Allora, intanto, un'informazione per me molto importante: Bologna nei prossimi cinque anni avrà 8,5 miliardi di euro di investimenti sul proprio territorio. Sono una cifra enorme, mai vista. Non sono tutti i fondi europei del PNRR. Dentro ci sono 2 miliardi e 8, solo 2 miliardi e 8 del passante autostradale di nuova generazione che è frutto dell'accordo che abbiamo fatto con le forze di centro-sinistra, ehm, riconoscendo in particolare a Coalizione Civica, e eh, a, quindi a Emily Clancy e a Isabella il lavoro che è stato fatto proprio in quelle settimane. Un accordo che abbiamo fatto durante le primarie, dopo le primarie e che. Da impegni ci ha portato in Consiglio Comunale entro i primi mesi del mandato ad approvare e chiudere la conferenza dei servizi. Questo significa 2 miliardi e 8 di opere per tutta la città metropolitana su 7 miliardi che Autostrada investe nel sistema Paese. Quindi abbiamo una grande responsabilità. Poi c'è un miliardo per due linee di tram e tutto il resto sono interventi in tutta la città. Noi in questo mandato rifacciamo un nuovo il teatro comunale, rifaremo lo stadio. Eh, rifacciamo nuovi tre ponti, eh, avremo tanto da fare, eh, è una situazione inedita anche perché mentre nel passato si sono programmati gli interventi a noi tocca farli, cioè, non, è, non è più la stagione a Bologna in cui si discute per 30 anni di un'opera, la si monta, la si smonta, eh, a seconda di chi vince un congresso o un'elezione si ricomincia da capo, questa volta noi queste opere le facciamo perché abbiamo chiuso le conferenze dei servizi e perché in alcuni casi abbiamo scadenza 2026, altrimenti ci ritirano i soldi. Quindi è il mandato, e tocca in particolare al sottoscritto e a chi lavora con lui, realizzare queste opere. E ci saranno dei disagi, certo, perché quando ci sono dei cantieri ci sono dei disagi, ma noi dobbiamo rimboccarci le maniche perché il PNRR è la grande occasione che il nostro Paese ha. PNRR, fondi europei e altri fondi. Noi dobbiamo immaginarci, i sindaci, e sono sicuro che tutti lo, lo sono, in gran parte i miei colleghi, con la bandiera tricolore in mano perché dobbiamo realizzare questo programma, abbiamo un'occasione straordinaria. Però voglio dire su questo due cose. La prima, per un sindaco il 2026, cioè la deadline del PNRR, è domani, perché fra progettazioni, appalti, burocrazia... Un'opera nel momento in cui la pensi e la metti a terra, un mandato parte, soprattutto se parliamo di grandi opere. Quindi per un sindaco è domani, ma per i cittadini certe cose sono troppo lontane nel tempo. Pensiamo agli investimenti che mettiamo sulla sanità. Noi avremo molte risorse sulla sanità, investimenti sulle case della comunità, gli ospedali di comunità, l'ospedale maggiore, il Sant'Orsola, centinaia di milioni di euro. Possiamo dire ai cittadini che risolviamo i problemi della sanità nel 2026? Non credo. Noi in uscita da questa pandemia abbiamo bisogno di risolvere i problemi della sanità, le liste d'attesa eh, e la cura delle persone adesso. E io qui voglio dire, la Regione Emilia Romagna ha una necessità di fondi a livello nazionale sulla sanità molto importante. Occorre che il Ministero della Salute rifonda i costi Covid alle regioni. Noi non possiamo avere un buco di 400 milioni di euro sulla sanità in Emilia Romagna. Occorre ringraziare per come il Presidente Bonaccini e la sua squadra hanno lavorato durante la pandemia per rafforzare la sanità territoriale. Ma io non posso pensare che l'anno dopo la pandemia noi tagliamo i servizi sul territorio, togliamo gli psicologi agli adolescenti, togliamo i geriatri agli anziani. Noi dobbiamo andare nella prossimità proprio perché abbiamo imparato la lezione del Covid. E dunque certo sarà un anno di cantieri, ci dovremo organizzare, dovremo informare i cittadini e abbiamo messo in campo un progetto su questo che già sul Ponte Lungo ha iniziato a svolgersi e sugli espropri di autostrade ha iniziato a svolgersi. Dobbiamo aiutare i commercianti e gli artigiani con dei fondi speciali perché devono attraversare il periodo dei cantieri ma non possiamo vivere di soli i cantieri. Cioè io sto conducendo una battaglia insieme a tanti colleghi perché oltre ai fondi per gli investimenti questo Paese si ricordi che occorrono i fondi per le persone. Noi dobbiamo salvare le imprese, non possiamo aspettare il 2026 per dargli una strada su cui stare. Noi dobbiamo investire adesso i fondi sulla sanità. E questa è una battaglia che in Emilia Romagna deve vederci tutti uniti, centro-sinistra e progressisti in particolare. Perché se solo siamo i sindaci che fanno i cantieri e non siamo anche quelli che si occupano della comunità, della qualità dei servizi delle persone, abbiamo già perso. E invece io credo che tanto dobbiamo chiedere ai cittadini sacrifici per i cantieri, tanto ci dobbiamo battere per loro sapendo che le persone vivono di lavoro, vivono se hanno la salute, vivono se hanno i servizi scolastici ed educativi, vivono se noi ci battiamo per loro. Perché questa è la prima cosa che chiedono a un sindaco le persone, che un sindaco li ascolti ma che poi si batta per loro, non semplicemente che li ascolti. E questa è una cifra dei sindaci che io credo, Isabella, abbiamo visto anche in queste ultime amministrative, cioè i cittadini vanno a votare i sindaci. Perché vanno a votare i sindaci giovani? Fateci caso perché pensano che i giovani, in particolare in questo momento, siano la generazione che soffre di più. E che di più si impegnerà per migliorare le condizioni di vita degli altri perché li vedono più energici, più convinti, più forti. Anche e, più consapevoli di quello che, che sta accadendo. E questo ci deve far riflettere perché c'è un salto generazionale nella politica. In Emilia-Romagna abbiamo tanti, per fortuna, sindaci che sono diventati sindaci, che sono bravi, sono giovani. Debora Badiale è l'ultima, ma ne potremmo citare tanti. E questa generazione ha sulle spalle non la visione di quello che faremo nei prossimi 50 anni, certo che l'abbiamo, parliamo di cambiamento climatico, di transizione ecologica, sulle spalle abbiamo questa visione, ma anche i cantieri. Ed è un'enorme responsabilità, perché noi abbiamo l'onere della prova, abbiamo l'onere di fare. E vi assicuro che non sarà semplice, ma dopo che l'avremo fatto sapremo di aver dato il massimo, di averci messo tutto e di aver cambiato questa terra per sempre in meglio e questo secondo me è un viaggio che vale la pena fare. Ora volevo fartela dopo questa domanda ma te la faccio subito perché il tema dei servizi, il tema del welfare, il tema delle nuove povertà eh, è un tema che ci sta preoccupando tutti. E, tre punti fondamentali e capire insieme come... Mh, quali possono essere le strategie da mettere in campo e che possono, secondo me, anche diventare un po' una bandiera del centro-sinistra come proposta che parta dai territori ma che si estenda al Paese? Cioè, la bellezza del fare politica e amministrazione è quella che amministrazione, fare amministrazione ti permette di stare quotidianamente a contatto con le urgenze delle persone, con le loro difficoltà, con le loro angosce, con le aspettative, con, eh, con i sogni e con le fragilità e tentare di dare delle risposte che diventino sistema e se le risposte che siamo in grado di dare diventano sistema allora può diventare sistema non solo per la tua città non solo per la tua regione ma per l'intero paese allora tre elementi che mi stanno particolarmente a cuore legati ai temi di welfare il primo è indubbiamente il tema del lavoro e di come riusciamo a produrre Sempre più un lavoro dignitoso. Adesso c'è il tema della, del salario minimo, in particolare per i giovani, ma in generale potrebbe diventare uno strumento che ci permette di dare dignità anche a chi in questo momento non ha delle tutele. E questo è il primo tema. Il secondo tema è quello legato all'invecchiamento. Perché lo dicevamo, lo dicevamo durante le primarie, lo dicevamo anche durante le amministrative, cioè o noi sapremo eh, creare delle comunità in grado di prendersi cura, pensavamo ai condomini solidali, pensavamo alle case del tempo, ciascuno di noi aveva un'idea che è intrinsecamente legata anche alla pianificazione urbanistica delle città che possa consentire la presenza e la convivenza e la coabitazione, diciamo così, in strutture auspicabilmente pubbliche, perché se non c'è l'imprinting del pubblico o la, come dire, l'indirizzo dato dal pubblico è difficile che questo si verifichi e si manifesti eh, in modo diciamo così, privato e privatistico e autonomo che però permetta appunto a, a, alle persone di prendersi cura gli uni degli altri eh, nell'idea nell dei borghi del tempo, delle case del tempo immaginavamo quote di alloggi per le persone eh, over 70 e nella, nella prossimità, alloggi con prezzi convenzionati per persone che avevano magari certe professionalità dall'infermiere eh, al medico all'idraulico, per esempio: eh, piccole cose che consentissero di abbattere il costo dell'affitto per questi più giovani professionisti queste famiglie di giovani professionisti e professionisti nel momento in cui potevano svolgere servizi per le persone anziane, non lasciandole sole, che significava un po' riprodurre quella rete familiare che c'era negli anni 50 e 60 e che adesso progressivamente si è disgregata perché abbiamo sempre appunto si fanno sempre meno figli abbiamo eh, quasi la metà della popolazione dell'area metropolitana bolognese eh, che eh, vive da sola e quindi eh, abbiamo questo tema della solitudine e dell'assistenza eh, all'invecchiamento quindi c'è il tema del lavoro il tema di come gestiamo l'invecchiamento della popolazione, anche in termini di risorse, perché non basteranno tutte le risorse del mondo per prenderci cura delle persone in età avanzata. Abbiamo un progressivo innalzamento dell'età media, dell'aspettativa di vita, e, ma come ci arriviamo a, a quell'età? E poi c'è il grande tema eh, dell'infanzia e quindi delle giovani coppie, di come le aiutiamo a... Eh, a mettere al mondo figli ma anche nello stesso tempo a far sentire che le istituzioni sono al loro fianco nel momento in cui chiediamo loro di farlo per invertire la curva demografica lavoro terza età, giovani coppie e infanzia sull'infanzia sai io ho fatto la mia battaglia sui, sui nidi che erroneamente, dic erroneamente diciamo nidi gratuiti per tutti perché è quello che è quello che passa più velocemente. La cosa più importante invece è ricordare quanto il nido debba in ogni modo diventare servizio essenziale e quindi scuola dell'obbligo, servizio essenziale come previsto in Costituzione. E, e quindi ti chiedo, da, da questi temi, che sono temi che entrano nella carne della nostra, de, 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 de nostra gente, da questi temi noi possiamo ripartire con una proposta organica che dia anche un'identità al centro-sinistra? a quello che sarà il futuro eh, della politica italiana di centrosinistra? domandona eh. allora ehm, io penso questo quando eh, ho deciso a un certo punto di eh, dare una cifra più politica alla mia candidatura alle amministrative eh, l'ho fatto a un certo punto con una frase, cioè ho detto Bologna per me è la città più progressista d'Italia questa frase è un, diventato un manifesto per me, che significa che deve essere la città più, più progressista d'Italia, un'ambizione. Che significa viceversa, che dobbiamo essere all'altezza del nostro passato diventando ancora più progressisti, riconoscendo i nuovi bisogni e le nuove sfide. Eh, in realtà questa frase non mi è stata consigliata dall'agenzia che mi seguiva, anzi tutt'altro, perché dovevo fare più il civico che il politico, però io credo nella politica perché. Eh, girando per le strade di Bologna, ho fatto centinaia di incontri, potrei dire migliaia, fra un anno e mezzo di campagna elettorale, fa primarie, preprimarie, primarie, primarie e, e amministrative. A un certo punto ho iniziato a dire alle persone: ma Bologna le persone mi chiedevano: Ma che idea hai di Bologna? Io dicevo: Ma Bologna raccontavo alcune cose e poi dicevo, per me è in fondo la città più progressista che c'è nel nostro paese, più progressista d'Italia. E quando dicevo questa frase, vedevo le persone che reagivano nei più svariati modi. Eh, chi sorrideva in maniera un po' malinconica, ma convinta. Chi piangeva, si commuoveva. E chi mi diceva: Sì, bisogna assolutamente, vorrei anche vedere, no? Oppure mi diceva: No, Bologna non è all'altezza di questa. Di questa Missione. Non è vero che è una città progressista, perché è una città conservatrice, perché è una città che esclude, perché in fondo non è all'altezza di tante cose che certo mi piacerebbe fosse progressista, ma non lo è. Però questo punto c'era, perché io credo che in fondo noi che siamo nati e cresciuti in questa città, che l'abbiamo scelta in alcuni casi, quindi non ci siamo nati, ma l'abbiamo scelta, eh, viviamo quasi visceralmente un rapporto con Bologna perché in questa nostra comunità ci sono dei valori di solidarietà, eh, di progresso, di sfida verso le invenzioni che bisogna mettere in campo per aiutare gli altri, eh, che vengono prima del partito effettivamente a cui noi siamo iscritti. È così, io l'ho visto girando la città, incontrando i cittadini. E Bologna è una città che viene scelta, cioè, guardando la demografia, che è affascinante come materia, si vede come... Ogni dieci anni cambia un quarto della nostra popolazione, in particolare del comune capoluogo. Noi abbiamo due immigrati su tre che sono italiani, giovani italiani che scelgono Bologna per motivi di studio, di lavoro, chi viene qui a curarsi, chi viene qui perché vuole vedere tutelati i propri diritti civili. Eh, si sceglie Bologna perché si hanno delle aspettative, cioè tu non vai a Milano ma vai a Bologna che hanno un costo della vita abbastanza simile, in fondo, quindi vai a Bologna perché credi che qui ci sia, che qui la vita valga di più, perché sai che qui gli asili nido sono stati inventati affinché le donne potessero avere parità nell'accesso al lavoro eh, che il fondo per la non autosufficienza in Emilia Romagna e a Bologna esiste ed è pari a quello che è il fondo nazionale che qui si innova il modello amministrativo per dare risposta ai bisogni per includere gli altri, allargare sempre di più. E quando Bologna non è stata all'altezza di questa promessa, non a caso ha deluso. Non a caso ha deluso. Quando la politica ha pensato prima a se stessa che alla comunità, a Bologna ha deluso e abbiamo perso, o le persone non sono venute a votare. E questo per me è molto importante, mi ha convinto a fare politica su questa cosa, perché la politica deve esserci, deve rappresentare, per me la politica in particolare in questa epoca deve decidere da che parte stare, chi vuole rappresentare, per me la politica progressista deve rappresentare le persone più fragili, le persone più deboli, le persone che anche se hanno un lavoro non sanno se possono arrivare alla fine del mese o se possono offrire un futuro ai loro figli perché siamo tornati in questa condizione sociale, che le persone lavorano ma non hanno certezza del futuro. Le persone lavorano ma recepiscono un reddito che non è sufficiente per soddisfare i bisogni reali. Non, non ci si può occupare con quel reddito dei genitori anziani, non ci si può con quel reddito permettere di scrivere i figli al nido. E se guardo i redditi medi di Bologna, dico, beh, noi non c'entriamo niente con questa descrizione, siamo una delle città più ricche d'Italia. Siamo un po' sotto San Lazzaro, ma siamo nella media tra le città più ricche d'Italia. In realtà, andando in giro, e ho scelto anche per questo di fare la settimana del sindaco nei quartieri, cioè una settimana al mese ho sposto l'ufficio in un quartiere e incontriamo i cittadini in quel quartiere. Andando in giro, incontrando gli nostri assistenti sociali, i nostri educatori, ho avuto la conferma di una cosa ovvia in fondo: che saremo una città ricca, ma abbiamo ancora dei divari molto forti. Noi nel quartiere Borgo Pani abbiamo più di 500 famiglie con minori in difficoltà a carico. Io a queste famiglie cosa racconto? Che il reddito medio a Bologna è fra i più ricchi d'Italia, perché loro non è quello. Se guardo i dati del quartiere Porto Saragozza, negli incontri che stiamo facendo con la giunta, i nostri eh, assistenti sociali, educatori, chi si occupa di minori svantaggiati, si vede come, se guardiamo i redditi, un uomo che lavora a redditi sopra i 30.000 euro... Donna è italiano, donna straniera che non lavora a meno di 10.000 euro di reddito. Magari quella donna ha carico tutta la famiglia nella gestione familiare e vive nella nostra città, magari in un alloggio acer. E siccome è straniera e vive in un alloggio acer, dobbiamo pensare che questa cosa soddisfi pienamente quello che la città fa nei suoi confronti. Oppure ci dobbiamo occupare del fatto che i suoi sei figli adolescenti non si sentono italiani perché nessuno gli vuole dare la cittadinanza? a scuola si sentono emarginati, non vedono nel nostro paese un futuro perché sanno che non avranno un lavoro e a 18 anni dovranno implorarci di chiedere la cittadinanza e per 4 anni forse dovranno aspettarla e non sanno se gliela daremo. Ecco, io credo che una città progressista debba pensare a queste cose, come appunto quell'intervento quell in via dello scalo, che era una comunità di edilizia sociale dalla sinistra ignorata per anni, dove non andavamo, dove non entravamo negli appartamenti. Dove le sapevamo che c'erano delle denunce per spaccio, per droga, per soprusi, ma siccome eravamo contenti di quello che succedeva in città, non andavamo a cercarci il freddo nel letto. E invece noi dobbiamo andare a cercare le difficoltà, perché una città che vuole essere progressista deve andare dove le persone hanno bisogno. Allora il welfare va riorganizzato, perché il diritto alla fragilità significa che le persone più fragili devono sapere non che qualcuno le renderà. Non più fragili, perché ci sono persone che nella vita non potranno essere meno fragili. Ci sono forme di disabilità, ci sono forme di eh, fragilità familiare, ci sono situazioni in cui le persone sanno che il loro destino è rimanere fragili per tutta la vita e noi quelle persone cosa vogliamo dire? Che rimarranno per sempre ai margini della società o vogliamo occuparci anche di loro? Una città progressista non è una città che punta all'emancipazione delle persone e quindi alla loro autonomia? Quando la legge Basaglia è stata introdotta e sono stati chiusi i manicomi, di quelle persone non è che abbiamo fatto, soprattutto in questa terra, si è pensato come creare dei luoghi e dei percorsi perché quelle persone potessero essere inserite al lavoro. Allora il welfare oggi deve essere organizzato in modo nuovo, per l'autonomia, non per l'assistenzialismo. E questo richiede professionalità, richiede un nuovo modo di pensare l'urbanistica. Richiede un nuovo modo di pensare la scuola perché ci si inizia a occupare delle persone in difficoltà già da quando si è nella fase dell'infanzia. E ci si occupa di loro anche quando, dopo di noi, appunto, non ci sono più i loro genitori. Oggi, una, una persona con, eh, diciamo, le, che vive l'esperienza dell'autismo sa che dai 18 anni in avanti, purtroppo, non c'è più una rete pubblica a supporto degna di questo nome e chi ha un figlio con questo tipo di eh, problematica è destinato per tutta la vita ad avere un buco nel reddito e le cose vanno chiamate con il loro nome, soldi, che non riuscirà mai a coprire. Allora io credo che una politica progressista debba, anche se siamo in una fase di deficit finanziario, di crisi energetica, occuparsi in particolare dando priorità a queste persone. Ecco perché il bilancio del comune deve pensare prioritariamente a queste politiche. Noi, ad esempio, in questi primi otto mesi abbiamo deciso di fare, devo dire, coerentemente con la tradizione del Comune di Bologna, una lotta forsennata all'evasione fiscale, che è una delle politiche più progressiste che si possono fare. Abbiamo recuperato una cifra record quest'anno di 31 milioni di euro che abbiamo messo totalmente nell'avanzo di bilancio, un avanzo di bilancio di 86 milioni di euro che ci ha permesso quest'anno di recuperare da soli i costi dell'energia, e l'aumento delle utenze. E questo per me è molto importante perché significa salvaguardare i servizi, semmai espanderli. Sui centri estivi, quest'estate, noi abbiamo espanso la possibilità per tutti di accedere ai centri estivi. Sono arrivato un numero spropositato di domande, alcune migliaia in più, e stiamo permettendo a tutti di entrare nei centri estivi. Ci sono arrivate delle segnalazioni sul tema della disabilità, e stiamo lavorando su questo perché i nostri centri estivi devono essere più in grado. Di stare dietro ai ragazzi. E oggi dobbiamo pensare che gli assegni servono, ma serve anche fare formazione nei confronti di quegli educatori che hanno bisogno di avere una mano e supporto psicologico per loro. Insomma, sono tante le cose da fare anche nella Bologna più progressista d'Italia. Se decidiamo che non andiamo più avanti per inerzia, ma che vogliamo, a proposito di un centro sinistra che deve rappresentare e decidere qual è la sua vocazione politica di non rappresentare il 10% della popolazione ma di rappresentare il 90% della popolazione, questa è la sfida politica delle prossime politiche, poi se vuoi parliamo anche di questo però io credo che invece che accapigliarci su chi rappresenta fasce sociali già ricche e soddisfatte della propria vita, noi a sinistra dovremmo invece batterci perché le fasce sociali più in difficoltà possono continuare a vedere in noi uno strumento di emancipazione, questa per me è la sinistra e nessuno mai me lo toglierà dalla testa Telegraficamente. Eh, è stato un po' lungo, scusa. No, 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 no. Anzi, era molto importante. La domanda necessitava e la risposta è stata eh, impeccabile. Senti, no, ti voglio dire, telegraficamente, ultimi due eh, tre punti sulla città di Bologna, e poi, vorrei, eh, e poi vorrei parlare anche delle sfide eh, elettorali e anche delle sfide internazionali che stiamo per affrontare. Eh, qualche aggiornamento sulla rigenerazione ai prati di Caprara? Eh, sullo stadio e eh, su mh, era, pulizia città, eh, rifiuti e in ultimo, sai, era parte del nostro patto della Bologna del futuro, insomma anche sui nidi, se riusciamo ad arrivare a quel grande obiettivo che chiaramente comporta anche di sollecitare a livello nazionale affinché si raggiunga il grande obiettivo di riconoscerli come servizio essenziale. Allora, parto dalla fine, sui nidi, eh, ne abbiamo parlato tante volte, secondo me occorre una legge nazionale vera che imponga mh, a tutto il, il territorio nazionale di avere il servizio eh, diciamo educativo mm. e la scuola. Eh, a partire dall'infanzia quindi che la, la scuola, il nido sia considerato scuola e che sia un diritto per tutti e quindi un obbligo per le amministrazioni cosa che non è su tutto il territorio nazionale e che purtroppo non credo riusciremo a garantire nemmeno col PNRR perché i bandi nidi sono stati ritardati proprio perché non c'erano i progetti e perché se dal dopoguerra in avanti la scuola è più debole in alcune, in alcune regioni d'Italia ci sono dei motivi socio-economici, strutturali politici... E culturali. E quindi non basta dire facciamo un bando, vi diamo i soldi, fate i nidi. Serve qualcosa di più. Serve che il governo lo voglia fare, che sia un progetto politico e sociale, appunto rispetto agli obiettivi di emancipazione che dicevo prima. E tu lo, lo, lo sosterresti? Assolutamente. Assolutamente. Noi che i nidi li abbiamo e che diciamo cerchiamo di allargarli. L'obiettivo che abbiamo in questo mandato è di azzerare la lista d'attesa. E di ridurre il meno, il meno possibile i costi per, per le famiglie eh, con equità, però, cioè da una so, certa soglia di reddito in su, io credo sia giusto pagare poco, ma pagare per dare un contributo. Soprattutto in una prospettiva dove io già sull'anno prossimo so che parto con meno 50 milioni di euro sul bilancio per l'inflazione e per i costi di energia. Quindi, Chiaramente l'equità non è che serve a tenere insieme i conti, serve a far sì che le persone che hanno meno possono essere meglio sostenute. Per quanto riguarda l'urbanistica e le altre domande che mi hai fatto, dico telegraficamente questo. Bologna oggi può finalmente tornare a portare avanti una politica eh, progressista anche in ambito urbanistico. Nel dopoguerra, negli anni 50 e 60, si è, fatto, si è fatta la scuola dell'urbanistica nazionale. C'erano leggi diverse, soldi, eh, i soldi erano proprio diversi, non le lire, e si potevano fare cose diverse, piano cervellati, di fatto in quegli anni si comprano mezzo centro storico per riqualificarlo, no? l'urbanistica progressista si basava sull'acquisto delle aree. Ora noi siamo tornati ad acquistare aree, perché io ho deciso insieme alla Giunta e alla città metropolitana di usare i fondi del PNRR noi abbiamo avuto questo fondo, il piano integrato, 157 milioni di euro, una cifra enorme, in parte per alcuni comuni dell'area metropolitana, per alcuni progetti dedicati alla città della conoscenza, il nucleare e la ricerca sul Brasimone, eh, l'innovazione e le start-up a Imola, il distretto di Consolidare, la di Marzabotto e 106 milioni di euro che noi utilizzeremo per acquisire 140.000 metri quadrati di aree ferroviarie dismesse accanto alla stazione alta velocità. Eh, è una delle acquisizioni più importanti che il Comune di Bologna eh, sta facendo dal dopoguerra ad oggi aree cementificate perché il Ravone a differenza dei prati di Caprara è totalmente cementificato che noi dobbiamo in parte desigillare realizzare case, realizzare studentati, realizzare spazi per imprese accanto alla stazione alta velocità insieme a questo ci daranno 8000 metri quadrati della stazione 2 Agosto dove realizzeremo un polo della memoria internazionale come luogo di attrazione in una stazione che è frequentata da 55 milioni di passeggeri a proposito di apertura internazionale e rilancio culturale della città i prati di Caprara sono esattamente di fianco a quest'area prati di Caprara abbiamo deciso di eh, fare scadere il piano urbanistico piano operativo, quindi non sono più edificabili e quindi chi ne ha la proprietà, non siamo noi, ma il fondo Invimit se vuole in qualche modo dare un futuro ai prati di Caprara si deve accordare con l'amministrazione comunale eh, avremo dei fondi europei l'anno prossimo da utilizzare, programma Pon Metro, termine tecnico, per finanziare però il nostro secondo progetto bandiera che abbiamo presentato già durante le primarie, che è, eh, si chiama l'impronta verde, cioè l'idea di creare sei parchi urbani metropolitani che attraversino i quartieri. Uno di questi è i Prati di Caprara. Noi investiremo 30 milioni di euro su questo obiettivo, non solo sui prati ma anche su di loro. In parte li vogliamo lasciare a libera fruizione, in parte saranno interclusi. Stanno interclusi alla popolazione, cioè pensiamo che come Madrid, come Berlino, ci possa essere un grande bosco naturale che cresca dentro la città come polmone di ossigeno. Perché dove va l'uomo non è detto che vadano gli animali, e dove va l'uomo non è detto che abbiamo la natura che cresce. In fondo, prendete un parco come Villa Angeletti, è straordinario. Ma Villa Angeletti è stato sbancato, bonificato dalle bombe, sono stati abbattuti tutti gli alberi che c'erano e poi è stato realizzato dall'uomo il parco che c'è adesso. Quindi noi sui prati possiamo dedicare una parte delle aree dove ci sono anche le caserme, a degli interventi di interesse pubblico con le risorse che avremo per dare servizi, sentieri, l'accesso al servizio ferroviario metropolitano che è a nord, l'ingresso all'ospedale maggiore e un'altra parte invece a libera evoluzione per avere come una grande città europea un polmone verde nel cuore della città, in una via Saffi dove arriverà il tram e che oggi è piena di smog e di rumore, domani invece vogliamo averla. Più silenziosa con meno inquinamento, con meno velocità stradale e con un grande polmone verde. Lo stadio vogliamo andare avanti, la conferenza dei servizi sta andando avanti. Saputo si è impegnato a mettere le risorse che mancano perché come è noto i costi delle opere sono aumentati del 40% di tutti i cantieri che esistono in Europa. E lo stadio non farà eccezione, il comune metterà i suoi 40 milioni di euro e il saputo metterà il resto. E abbiamo vinto un bando PNRR per rifare l'antistadio che faremo con 4 milioni di euro. E io non vedo l'ora di partire e chiaramente l'epoca in cui siamo è un'epoca nella quale Isabella lo sa, viene fatto un appalto per eh, riqualificare un caseggiato e la ditta che vince si ritira perché l'aumento dei costi spaventa. Nel caso del Bologna il partner che hanno scelto è FinCantieri, quindi l'azienda italiana più grande nel campo dell'acciaio e delle costruzioni, quindi più di così Bologna non poteva scegliere come partner, quindi io sconfido che sarà un'opera che porteremo avanti e io sono molto convinto su questo. Grazie. Delle sfide del Partito Democratico eh, e del, del centro-sinistro. Cosa vuoi sapere, dimmi, dimmi, dimmi. <ride> come, come ti aspetti che saranno i prossimi mesi? Quali pensi che saranno eh, le sfide? Come si arriverà eh, alla, alle elezioni politiche? Quali saranno le criticità che, che ravvisi? E come secondo te si potrebbe dare, mh, diciamo così, mh, una, nuova, una nuova spinta a una tradizione del centro-sinistra a livello nazionale. Qual è la sfida vera secondo te del, del prossimo appuntamento elettorale? Allora, cosa penso della sinistra? L'ho detto prima, quindi non lo sto a ripetere. Ehm, siamo in una fase molto complicata. Abbiamo visto le elezioni in Francia, eh, i primi articoli degli osservatori internazionali, dei giornali che sono usciti sulle elezioni francesi sono di forte preoccupazione per la stabilità di quel paese che è fondamentale per l'Europa e anche per la situazione geopolitica. No? Si dice Macron non ha più la maggioranza, quindi l'Europa resterà assieme e quel Parlamento sarà in grado di sostenere l'Ucraina e mantenere gli impegni con gli alleati atlantici, ad esempio. No? Eh, ecco, io credo che il punto vero politico delle prossime elezioni eh, italiane sia anche questo, non solo questo, cioè da un lato avremo l'agenda sociale italiana ed europea e dall'altro la stabilità e la collocazione geopolitica, questi saranno i due temi fondamentali, cioè vogliamo o no alzare i redditi alle persone, vogliamo fare politiche inclusive o vogliamo eh, continuare a portare avanti un approccio eh, nazionalista e conservatore sui temi dell'economia e dei redditi e dall'altro eh, vogliamo stare con eh, gli, aut gli autoritarismi eh, essere ondivaghi sul tema della Russia sull'alleanza con gli Stati Uniti sulla coesione europea eh, io non credo che rispetto a questo tutti i partiti italiani e le forze politiche che sono in campo oggi eh, possono garantire lo stesso so però che c'è un partito che è l'unico che su questo può avere un'agenda chiara. E se parlo del Partito Democratico sembra davvero un paradosso. Perché, qui dico una cosa, voi ditemi quali sono le tre battaglie nazionali del Partito Democratico che lo caratterizzano. Se vi chiedo di alzare la mano, ma pietà di voi, sareste in pochi. Perché il Partito Democratico prende il 20% del primo partito ma per ora ha fatto pratica di pazienza e di contenimento, perché deve garantire una grande coalizione che abbiamo in Parlamento, deve salvaguardare i conti e quindi deve mediare. Si sa che sosteniamo Draghi, si sa che stiamo con l'Ucraina e in questo periodo è già tantissimo. Cioè noi abbiamo salvato il Paese in questi anni tenendo sempre la posizione di salvaguardia nazionale e degli interessi nazionali. Ma la prossima è una sfida politica. Cioè noi dobbiamo chiamare i cittadini a scegliere fra noi e gli altri. Non ci candidiamo a fare il partito di salvaguardia nazionale, ci candidiamo con le nostra agenda. Allora, la grande occasione che adesso ha il Partito Democratico è, dopo aver dimostrato responsabilità, dire finalmente per chi vuole scendere in campo, chi vuole rappresentare. E gli italiani, io sono convinto, lo premieranno, perché se non ci fosse stato il Partito Democratico in questi anni, durante la pandemia non saremmo stati in grado di affrontare un'emergenza così grave, perché guardarci bene, se volevamo vedere chi erano quelli per il vaccino e per un approccio che tutelasse i diritti di tutti, in fondo erano quelli che stavano dentro il Partito Democratico. In fondo, quando è arrivata la, la guerra, beh, sì, in fondo, con l'Ucraina e con gli Stati Uniti contro l'invasione della Russia, beh, se l'Etta non avesse alzato la mano, forse il governo non sarebbe andato in quella direzione. Allora io chiedo al PD di avere più coraggio perché noi siamo dove dobbiamo essere. Siamo già il primo partito, ma se vogliamo vincere, dobbiamo fare di più. Dobbiamo essere leader di questo paese. E dobbiamo dire chi vogliamo rappresentare, con quale progetto vogliamo presentarci alle elezioni, che idea di Europa e di posizionamento internazionale vogliamo avere? Perché siamo gli unici che sono in grado, hanno eh, il, la credibilità per essere creduti. Perché voi credereste a Salvini rispetto al posizionamento internazionale della Lega? Io non credo a Salvini. Se anche Salvini oggi dice pace, Salvini sappiamo che è vicino a Putin. È andato a Mosca, vi hai pagato il viaggio, eh, potremmo raccontare se la Meloni vi dice che è per un rapporto leale con gli Stati Uniti, voi gli credete? Le credete? Allora, frequenta Trump. Fino all'altro giorno, prima che scoppiasse la guerra, frequentava Orban e Putin. Può essere credibile la Meloni per il contesto internazionale? Non può esserlo. Può essere credibile sui diritti civili. Può essere credibile su una politica innovativa e non conservatrice? Non lo so, in Europa si accompagna con tutti i fascisti e i peggio conservatori d'Europa. Può essere credibile qualche altro partito in Parlamento se non il PD? Secondo me sulla credibilità non ci batte nessuno, ma non basta la credibilità. Dobbiamo aggiungere alla credibilità una sana lotta per i ceti sociali più in difficoltà perché nel voto del 2023 ci sarà una scelta molto chiara, o il PD o Fratelli d'Italia. Non ci sarà un'altra scelta. E secondo me bisogna stare o di qua o di là, o nella coalizione guidata dal PD o nella coalizione guidata da Fratelli d'Italia. Perché non c'è il pareggio, io non credo nella cosa del pareggio, perché Draghi può governare adesso senza avere una maggioranza politica, perché è una maggioranza di salvaguardia nazionale e anche perché fra pochi mesi, di fatto 12 mesi, si va a votare e di fatto il semestre bianco parte e quindi gli basta approvare il bilancio dello Stato e in fondo va avanti. Ma quando ci saranno le elezioni, il giorno dopo, può esserci ancora una maggioranza di salvaguardia nazionale con chi sta con Putin, chi non vuole sostenere l'Ucraina, chi vuole magari garantire degli interessi delle multinazionali che speculano sul gas e sull'energia? Io penso che noi non possiamo desiderare questo modello di paese e se c'è un'occasione in cui ci possiamo battere per un paese più giusto, che finalmente dica che, che l'Europa deve essere più democratica e più inclusiva, è l'occasione delle politiche del 2023. E se il PD non ha il coraggio di dire che si vuole spendere per questo, non riuscirà innanzitutto a portare a votare i 6 milioni di elettori che abbiamo lasciato per strada eh, negli ultimi anni. Perché? PD di veltroni che ormai è una cosa molto lontana nel tempo era arrivata a 12 milioni di voti alle ultime politiche abbiamo preso 6 milioni di voti quindi prima di pensare a quale coalizione vogliamo io intanto dico pensiamo a quale pd vogliamo che sia in grado di parlare ai suoi elettori che tanti ne abbiamo lasciati per strada e non vanno a votare poi pensiamo alla coalizione che deve essere anche coerente con quello che è il nostro progetto e quella coalizione deve essere mossa non da istinti diciamo così di sopravvivenza, perché gli italiani possono votare una coalizione che ha istinti di sopravvivenza, cioè, secondo me ne hanno già abbastanza della loro, cioè, vorrebbero avere invece delle forze politiche che ci credono, che vanno lì e dicono oh, noi per questo paese vogliamo fare questo, questo e questo, quattro cose chiare che si sappiano, che si sappiano le persone che vengono elette, cosa vogliono fare e cosa faranno nei cinque anni successivi, perché questo è il motivo per cui le persone non vanno a votare. Il referendum non ci ha dato nessuno perché i temi del referendum erano temi importantissimi, ma per i quali i cittadini votano dei parlamentari che andando in Parlamento si devono assumere la responsabilità di fare riforme profonde ed importanti. Altrimenti non si capisce perché esiste un Parlamento. Il Parlamento deve essere il Parlamento della competenza, non dell'ignoranza. Giusto? Allora, se noi vogliamo che torni il merito, noi dobbiamo chiedere alla classe politica... Di fare le riforme che servono sul fine vita, sul reddito dei cittadini, lo IUSCOLE e lo IUSCOLE. Per me si può chiamare, io sono fra quelli che per me si può chiamare sia IUSCOLE che IUSCOLE. So, mi dicono che per approvarlo bisogna chiamare IUSCOLE. Benissimo, chiamiamolo IUSCOLE. Basta che si faccia. Noi, fra qualche giorno, cambiamo lo statuto del comune di Bologna per dire che siamo per lo IUSCOLE. Ma sono cose importanti perché noi non è che abbiamo quattro ragazzini che vogliono la cittadinanza. A Bologna, a capoluogo, abbiamo 11.000 ragazzi che avrebbero la cittadinanza bolognese. Io preferisco parlare di loro, della loro vita, che delle baby gang, perché non dobbiamo neanche condannare questi ragazzi a vita ad essere delle persone con uno stigma. Noi dobbiamo avere delle politiche sugli adolescenti all'avanguardia, non pensare che i ragazzi sono tutti cattivi. Io vorrei che il PD facesse queste battaglie qui, che si occupasse di sanità, diritto alla salute. Dopo la pandemia, se non se ne occupa il PD, non so, io mi giro e penso, chi se ne deve occupare? Ma la battaglia vera con la Meloni sarà sulle classi sociali più deboli, sulle classi popolari, perché alle elezioni vanno a votare le persone, quindi a meno che noi non pensiamo che a votare vadano soltanto quelli che hanno la carta di credito da una cifra in su, ma vogliamo i numeri, quelli veri, dobbiamo rivolgerci alle classi sociali più deboli, perché ormai il 90% della popolazione italiana è in difficoltà, anche se ha la casa, anche se ha un lavoro. Se ci guardiamo in tasca, è così per tutti noi. E le persone hanno il figlio adolescente che è in difficoltà, la, la madre anziana che è in difficoltà, e le persone si sentono fascia popolare debole anche se magari ha queste caratteristiche, il lavoro e la casa. Ed è la fascia a cui punta la Meloni e a cui deve puntare il PD. Tutto il resto è importante, ma secondario rispetto alla vittoria delle elezioni. E ancora una volta, le elezioni in Francia ce lo dimostrano. Adesso vedo i giornali. Scusa se mi dilungo, ma dopo ti, ti taglio due o tre domande. Però, vedo che i giornali si affannano sul fatto che il, hanno vinto i moderati in Italia adesso per il referendum. Non ho capito allora: il referendum è stato promosso dai moderati, non è andato a votare nessuno, però hanno vinto i moderati. Ok. Alle amministrative, di fatto, in tutti i comuni si sono candidati il PD e Fratelli d'Italia e gli altri partiti si sono candidati solo in alcuni comuni. Hanno vinto i moderati, va bene. E una settimana che parliamo di questo polo moderato, importantissimo, perché il PD da solo non ce la può fare, quindi giusta discussione. Faccio notare però che in Francia non ha vinto la Le Pen, che per i giornali italiani sembra che abbia vinto la Le Pen, perché la Le Pen ha preso meno voti di Macron e ha preso anche meno voti di Mélenchon. Semplicemente ha perso Macron, che è diciamo così, il mito di chi vuole fare politiche moderate in Europa. Se Macron vuole governare si dovrà alleare con qualcuno, cosa no? fa? In questo momento in cui rischiamo la guerra ogni minuto fa il governo di minoranza. Io consiglierei finalmente di guardare a sinistra in Francia, e seriamente, e comincerei a guardare l'America Latina, cosa sta succedendo in America Latina. Spererei che non vincesse Bolsonaro in Argentina. E comincerei a pensare in Europa che noi non possiamo accettare che la Francia si faccia gli affari suoi, che la Germania si faccia il suo esercito, si faccia gli affari suoi. Serve una vera politica europeista, non nazionalista. E questa cosa in Italia la può promuovere solo la sinistra e il centrosinistra che guarda prima le persone e poi a tutto il resto. Torniamo ai fondamentali e sono convinto che le persone non solo torneranno a votare, ma torneranno a votare noi. Altrimenti l'alternativa è già servita ed è la Meloni e Fratelli d'Italia. Secondo me è molto semplice. e Il prossimo anno non ci resta che metterci gambe in spalla a lavorare per unire tutto il fronte del centro-sinistra e andare nei quartieri a parlare con le persone, andare nei piccoli comuni, nei, nei comuni piccoli e medi, perché l'80% degli italiani non vive a Bologna a Milano, vive nell'Appennino, 10% della popolazione vive in Appennino, vive fuori dai grandi centri urbani. E bisogna andarci in maniera organizzata, non basta fare eh, qualche cosa sui social. Eh, è il ritorno della politica organizzata che va verso le persone, quella che vince. Voi avete votato Isabella, siete di San Lazzaro, l'avete votata perché lei ha preso il perché lei era sempre qui e vi piace, giusto? Allora, certi valori vanno rappresentati fisicamente, se no sono finti. Io penso questo per il prossimo anno. Grazie, Matteo. Condivido. Condivido molto, tra l'altro, la domanda che ti avrei voluto fare era: rapidamente, in tre parole, quali sono le tre battaglie che secondo te il Partito Democratico dovrebbe incarnare per avere questa credibilità? Ma in realtà me lo hai già detto perché, quando mi parli di sanità, di fasce deboli, di lavoro, eh, insomma, sono i temi più identitari chiaramente del, del centro-sinistra. E anche di industria, mi permetto di dire, perché se vogliamo fare una vera politica ambientale dobbiamo parlare di industria. Se vogliamo fare una vera politica del lavoro bisogna tornare ad essere il partito che parla dell'industria, perché il centro-destra non parla all'industria del paese, parla agli evasori fiscali del paese, che sono due cose molto diverse. Allora io tornerei a portare avanti questo tipo di proposte. Tra l'altro, l'industria e le imprese sane sono tra i primissimi strumenti di welfare per la collettività, perché garantiscono lavoro, garantiscono lavoro di qualità, garantiscono appunto emancipazione e dignità. E, e su questo sono molto d'accordo: è un tema che avevamo toccato anche in passato. Eh, tre parole su come immagini la Bologna del futuro, eh, l'impronta che vorresti lasciare eh, e per cosa vorresti essere. Ricordato come sindaco, Matteo Lepore è stato il sindaco che ha fatto? Allora, eh, il nostro obiettivo è realizzare in tutti i quartieri della città dei luoghi eh, più belli, più piacevoli dove vivere, che siano in grado di rafforzare la coesione sociale e la comunità. Questa per me è la missione più importante. L'opera del tram deve servire a questo, non è un'opera per fare un tram, è un'opera per collegare Borgo Panigale al resto della città, è un'opera per permettere anche qui una grande operazione di inclusione sociale. Nei quartieri vorrei abbassare la velocità, il limite dei 30 km orari in tutti i quartieri residenziali. Vorrei le piazze pedonali scolastiche fuori dalle scuole, vorrei i sei parchi urbani di cui ho parlato prima. Vorrei che Bologna si riconoscesse davvero come una città metropolitana. Un milione e centomila abitanti che vanno dall'Appennino alle due torri alla pianura imolese. In fondo, io sono cresciuto a Savena, per me a Lazzaro ci ho messo un po' a capire che non era il comune di Bologna. Poi crescendo, però, per, eh, noi siamo un'unica comunità, in fondo. No? Eh, vorrei che Bologna riscoprisse questa identità portandola nel futuro. È un'identità nuova anche, volendo perché. Che va rigenerata perché in fondo i nostri luoghi che sono abituati a vivere di volontariato, di, anche di tanta generosità, se noi non li riempiamo di nuove motivazioni, perdono quello spirito. Noi non possiamo pensare che Bologna possa essere la Bologna solidale, eh, che siamo abituati ad amare, se noi non sappiamo rigenerare anche questo motivo di impegno per lei, se non è una città dove le persone ancora si indignano se uno butta qualcosa per terra o scrive su un muro. Ecco, questo aspetto di Bologna io lo vorrei portare nel futuro e sono convinto che per portarlo nel futuro noi dobbiamo cambiare. Non possiamo ricordare la Bologna che era una volta perché quel dato demografico che dicevo prima, ogni dieci anni cambiamo un quarto della popolazione, è spietato. Cioè non siamo mai gli stessi. Quindi noi dobbiamo convincere i nuovi venuti, come i nostri figli che qui nascono, che vale la pena battersi per questa città. Altrimenti la vedremo sempre deturpata. Abbandonata eh, o non contenta di sé. Eh, e dunque, io vedo questa idea di città che ha bisogno di cura, ha bisogno di maggiori eh, investimenti sulla cura degli spazi, la bellezza, il verde e anche la pulizia. Prima non ti ho risposto sulla domanda di ieri, Questo, nei prossimi giorni faremo una presentazione del progetto sugli spazzini di quartiere che vogliamo riportare nei quartieri della città, perché Bologna merita di più dal punto di vista della pulizia, indubbiamente. E poi vorrei una Bologna che dopo questi dieci anni che l'hanno resa più internazionale, davvero finalmente, essendo finita sulla mappa, perché Bologna in questi dieci anni è tornata sulla mappa a livello internazionale, vada sulla mappa e non arrivi lì dicendo sono qua e non so cosa dire, come quelli che vanno all'estero, non ci sono mai stati, vanno lì, sono bellissimo, poi no, vorrei che noi andassimo all'estero da protagonisti, cioè riconoscessimo quelle che sono davvero le nostre capacità, perché dal punto di vista industriale fra, nel nostro territorio metropolitano, ed è per questo che dobbiamo sentirci metropolitani, abbiamo delle industrie pazzesche. Eh, abbiamo Maserati, abbiamo Ferrari, abbiamo Lamborghini, abbiamo sull'automotive e il packaging industrie pazzesche, legate al vero fatturato del Made in Italy. Eh, sono stata l'inaugurazione della nuova Academy di Philip Morris. Noi abbiamo i ragazzi che escono dall'Eldini Valeriani e dal Belluzzi che ricevono ancora il giorno in cui vengono diplomati una lettera con un'offerta di lavoro abbiamo delle grandissime opportunità. Eh, il Tecnopolo che stiamo per inaugurare, con il 90% della capacità di calcolo dell'intero paese, sarà qui. Questo cosa vorrà dire? Che noi avremo i computer che ci permettono di essere all'avanguardia nella dominazione dei dati. Voi dite: cavolo! Oggi con i dati si fanno le guerre. La guerra fra Russia e Ucraina si, si, è, si fa sul campo eh, con i computer. I droni che vanno purtroppo ad uccidere i militari eh, usano i dati. Questo ci dice cosa significa la gestione dei dati. I dati servono a far sì che i nostri chirurghi del Sant'Orsola o del Rizzoli facciano delle operazioni da remoto dall'altra parte del mondo. E noi avremo il 90% della capacità di calcolo dell'intero paese e il 20% della capacità di calcolo del Sud Europa. Noi abbiamo due fiumi che attraversano la città: l'agricoltura. Io mi immagino l'agricoltura nel paesaggio urbano del, del presente e del futuro. Ho voluto fare un assessore alla scuola, all'educazione ambientale, all'agricoltura e all'agroalimentare. Perché nella Bologna metropolitana l'agricoltura è importante, la manutenzione dei suoli è importante, l'acqua. Non abbiamo più acqua in questi giorni. E guardate quanto è diventata importante. Eh, una Bologna che si scopra davvero per quello che è, perché tutte queste cose che vi ho detto esistono, cioè noi non siamo una città deserto, noi siamo una città che ha tutte queste ricchezze, tutte queste potenzialità che a volte forse un po' troppo appagati, dimentichiamo. Ma quando andiamo in giro, come, come facciamo noi, come fa, facciamo tutti quelli che sono un po' curiosi, eh, andiamo a cercarci i problemi, scopriamo. Che non tutti possono accedere a queste potenzialità. E quel 3,9% di disoccupazione che abbiamo, che è una cifra record per il paese, non aiuta tutti a vivere nel modo giusto perché, nel turismo, il lavoro non è sempre il lavoro giusto, un po' sfruttato a volte. Perché, nella logistica, il lavoro a volte vede le persone rischiare la vita. E quindi, vedo una città che punta sul lavoro. Non punta solo sulle macchine e sulla tecnologia, punta sulla qualità del lavoro. E dunque vedo una città che può essere nel prossimo anno e nei prossimi anni protagonista anche della vita politica del paese, cioè le cose su cui noi ci stiamo battendo. Può essere la legge sui nidi come scuola, può essere la proposta che l'altro giorno lo spia ha proposto sulla legge nazionale per non autosufficienza, la proposta sullo cole e lo Jus Soli, la battaglia sulla logistica etica che stiamo portando avanti, il governo delle piattaforme digitali le cose che Bonaccini sta facendo nell'ambito dell'industria, degli ITS, Vincenzo Colla sta portando il modello degli ITS sulla formazione a livello nazionale. Cioè, noi qui siamo capaci di portare alcuni progetti che diventano soprattutto un metodo che possiamo mettere in campo nel prossimo anno per far sì che questo Paese creda più in se stesso. E io credo che Bologna abbia questa missione, può parlare al Paese. Per anni abbiamo rinunciato a farlo. E invece noi dobbiamo tornare a farlo, parlare al paese e all'Europa perché possiamo batterci perché questi luoghi, l'Italia e l'Europa, siano posti migliori dove crescere i nostri figli. A proposito di figli, un'ultima un domanda, una penultima domanda: diciamo così. Intanto, se essere diventato padre, se la paternità ti ha dato uno sguardo diverso sul mondo. In che modo ha cambiato la tua percezione della vita, dell'impegno, della proiezione sul futuro? E l'altra domanda, sempre legata ai figli, è: se un domani eh, tua figlia o tuo figlio arrivassero da te e ti dicessero papà: voglio fare politica, eh, voglio impegnarmi, voglio candidarmi a fare il consigliere comunale, eh, che, che suggerimento gli daresti? Cosa cosa gli aspetterebbe? Gli diresti, ragazzi, vi aspetta questo, vi consiglio di stare attenti, di, di impegnarvi. Cosa, cosa gli diresti se ti dicessero che vogliono fare politica? Allora, da quando sono diventato padre ho molto più mal di schiera di prima, questo sicuramente. E, e, oh, ma certo che mi ha cambiato la vita enormemente. Io sono, se non ci fossero stati i miei figli... Nelle varie fasi della pandemia probabilmente eh, non avrei avuto molta più difficoltà, invece abbiamo, abbiamo vissuto insieme questi due anni e sono felice di questo. Eh, perché mh, sono stati molto importanti, insomma, vivere assieme questi due anni in casa per me è stato un dono. Perché, comunque, mio figlio ha un anno e mezzo, eh, mia figlia ne ha quattro e mezzo, quindi. Erano abbastanza piccoli per non soffrire quello che altri ragazzi hanno sofferto per la pandemia perché sui ragazzi ha davvero battuto duro, mentre per quelli più piccolini, eh, poter stare con i genitori è stato oggettivamente un dono: il dono del tempo che probabilmente non avremmo avuto in una situazione normale. Poi un padre che ha fatto un anno e mezzo di campagna elettorale, diciamo, è stato abbastanza impegnativo, però l'online mi ha aiutato ed è stato molto insomma, è stato questi anni per me sono stati paradossalmente in casa belli chiusi in casa ma con i bambini per me è stato molto bello e lo sguardo sul futuro i figli obiettivamente te lo cambiano nel tuo senso di responsabilità e anche nel dare la giusta misura alle cose che la politica spesso la politica eh, po' stravolge il punto e questo è paradossale, la politica dovrebbe essere la cosa che di più si occupa del, delle persone e del, del loro benessere, del loro futuro e spesso la politica perde il punto di vista sulle persone perché è più innamorata di se stessa che de, delle persone che ha attorno no? e i figli ti riportano invece sul fatto che al di là di te stesso, delle cose che stai facendo, ci sono cose che vengono prima e questo è potente molto eh, perché in questo senso è l'amore più, più pieno quello del, del padre di una madre verso i figli come quello può essere anche verso un genitore no sono cose che se ti, se ti fai coinvolgere se, se hai il coraggio di lasciarti coinvolgere ti prende e ti cambia la vita in, in, in bene io sono felice insomma di questo eh, se... Beh, io so, non lo so, forse sarei deluso se non giocasser a basket, forse sì. Eh, non so, potrei fare la, la controprova con mio padre. Che, però, io ho giocato a basket quindi non, questa delusione non gliel'ho data. Eh, beh, ai miei figli consiglierei e consiglierò di studiare assolutamente. Eh, gli consiglierò di stare il più possibile lontano da quello strumento infernale che si chiama cellulare. Che è una cosa molto pericolosa per la vita dei nostri figli e che non dobbiamo sottovalutare e che dobbiamo riuscire a maneggiare noi con grande attenzione, ma che, eh, che in qualche modo ci mette nei loro confronti eh, in una posizione eh, di rischio. Cioè noi dobbiamo imparare come genitori che i rischi ci sono, è impossibile eliminare i rischi. Quindi dobbiamo lavorare sulla loro autonomia sul fatto che non possono autonomia non significa che possono fare quello che vogliono, ma che siano in grado di affrontare i rischi della vita nel modo giusto, e quindi il loro senso critico, eh, la visione del mondo e della verità. Ecco, cioè io credo che se c'è una cosa che i nostri figli rischiano di, davvero di non vivere è la verità delle cose, di essere sempre intermediati da qualcos'altro nelle relazioni interpersonali, familiari e questa cosa oggi per i più piccoli sta facendo davvero male e credo che noi se vogliamo davvero sostenerli dobbiamo investire su questo e quindi la politica può essere, può essere in futuro questa cosa qua, la ricerca della verità, ma chissà, sto un po' improvvisando, però ogni tanto fa bene seguire anche i sentimenti e le cose che si sentono. Cioè io credo che la politica debba stare su questo. Se mia figlia e mio figlio staranno sulla ricerca della verità, eh, saranno sul sentiero giusto. Poi dopo sta a loro decidere dove andare, chiaramente. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a Matteo Lepore. Matteo, come tu sai, quando noi eh, creiamo questi momenti di... Eh, condivisione, di dialogo che per noi sono, sono preziosi. L'idea di creare dei momenti come questo ci è venuta durante la pandemia, eh, nell'estate del 2020, perché appunto venivamo da questo isolamento, da questa alienazione, da questa interruzione dei rapporti interpersonali e volevamo ritornare ad abbracciarci come se fossimo tutti nello stesso salotto di casa e come se eh, insomma, tutti gli interlocutori, tutti gli ospiti che abbiamo avuto fossero stati un po' dentro le case dei, dei nostri cittadini, anche persone che eh, potevano come dire, essere divisive o potevano rappresentare dei punti di vista diversi rispetto eh, a parti della nostra città, della popolazione, eccetera, eh, ma volevamo proprio superare la logica del conflitto, l'abbiamo fatto eh, in questi anni con questa intenzione, eh, perché stare molto a casa durante la pandemia ci portava a vedere talk show e a prendere delle posizioni come se fossimo delle tifoserie. Eh, senza approfondire, senza ascoltare l'altro veramente, senza interagire. Ho sempre pensato: se quelle stesse persone fossero nel salotto di casa dei nostri cittadini, che magari in questo momento li guardano eh, con eh, insomma eh, alcune volte con rabbia, alcune volte in, non comprendendoli fino in fondo. Beh, il fatto stesso di averli ospiti nel proprio, nel proprio salotto porterebbe le persone ad ascoltare in modo diverso a fare domande in modo diverso mi piacerebbe che anche la politica e anche il modo di confrontarsi nella politica avesse un po' questo filo conduttore cioè quello del desiderio di comprendere le ragioni dell'altro di comprenderne i punti di vista di andare a fondo e di eh, trovare anche soluzioni condivise quando ci sono valori eh, comuni e io sono, sono sicura che noi insomma abbiamo, abbiamo fatto un bel lavoro nell'ultimo anno eh, lo abbiamo fatto anche quando ci siamo avversati ma sono molto contenta di essere qui questa sera eh, prima dicevo a come stavamo in, questo, in questa giornata o di un anno fa e, e penso che siamo entrambi molto meglio oggi e, e, e credo che abbiamo dato prova insomma, anche di che cosa voglia dire fare delle primarie, farle vere ma farle con lealtà e farle con l'intelligenza di capire che noi siamo a servizio di qualcosa di più alto che, che è il bene della nostra della nostra comunità, delle nostre reciproche eh, collettività. Nella, nella serata eh, ad ogni ospite è richiesto di eh, dirci qual è la canzone del suo cuore, perché avremo i minor che la eseguiranno in modo magistrale eh, nel, nel loro riarrangiamento, nel loro inconfondibile stile. Eh, tu hai scelto una canzone di, Do di Bob Dylan. Harry Kane ci dici perché perché questa è la tua canzone del cuore e cosa rappresenta per te Beh, è una canzone intanto che non finisce mai perché è lunghissima <ride> e, poi, e già questo può essere un buon motivo e la storia di un pugile che è arrivato tanto così da essere campione del mondo e che da sin da quando ero, era bambino veniva continuamente imprigionato per dei crimini che a volte aveva commesso perché qualcosa avrà commesso questo Harry Kane da bambino ma in realtà per tre omicidi diversi processi che lo tengono in prigione per tantissimi anni e poi prosciolto e Bob Dylan girava il mondo eh, portando la sua storia per eh, una causa sui diritti civili eh, che una persona eh, diciamo, afroamericana in quel momento negli Stati Uniti era rinchiusa per il colore della, della sua pelle. C'è stato anche un film con Denzel Washington ed è una storia molto attuale ce lo siamo già dimenticati, ma ehm, durante la pandemia abbiamo avuto il caso di Black Lives Matter, ma mm, ogni giorno ci sono persone che vedono per uh, un motivo o per l'altro, per quelle che sono le, le, le proprie idee, il proprio aspetto fisico, le proprie scelte, vedono dei pregiudizi, l'odio e le loro libertà, le proprie libertà negate. Quindi io credo che questa sia una canzone che parla... Di lotte, di speranze e, e che questo tipo di, di speranza richieda eh, di avere dietro di sé una grandissima forza. E il potere è soprattutto il potere che va redistribuito perché serve forza per aiutare i più deboli. Grazie, grazie Matteo, grazie Matteo Lepore. E ragazzi, suoniamo. yeah <laughs>